cui la Presidente della Regione di Natale Tesei ha fatto il terzo aggiornamento sull'emergenza Covid in Umbria. Vediamo proprio le immagini di poco fa in cui la Presidente ha riferito sull'andamento del contagio complessivo con indicazioni finalmente rassicuranti, indicazioni che riguardano innanzitutto l'appiattimento della curva del contagio. Ora andiamo a collegarci proprio con Palazzo Cesaroni con Marco Brunacci, che ha avvicinato la Presidente della Regione Donatella Tesei con le riprese di Fabio Orioli. Andiamo a sentire le parole della Presidente della Regione. Presidente Tesei, finalmente un po' di luce in fondo a questo bruttissimo tunnel, è lunghissimo. Beh, sicuramente è stato un periodo abbastanza complicato. Del resto, questa diciamo, ripresa della pandemia è stata talmente veloce, con numeri veramente importanti, che ha messo a dura prova tutto il sistema. Però siamo riusciti, attraverso le misure adottate, anche ordinanze restrittive mie rispetto a quello che era, diciamo, le disposizioni nazionali, a frenare questa curva, a contenere questi contagi. Oggi assistiamo veramente a dei numeri molto confortanti, sia per quanto attiene al numero dei guariti, veramente numero significativo. Abbiamo oltre 12.000 guariti in questa fase, insomma, nella fase della gestione dell'emergenza. Stanno diminuendo il numero dei contagiati in proporzione ai tamponi, che sono sempre il numero molto elevato, quello che stiamo facendo. E naturalmente questo anche ha alleggerito la pressione sulle nostre strutture ospedaliere, che stanno fronteggiando questa emergenza sanitaria. Siamo allora una regione gialla, la prima a uscire dall'emergenza? Beh, diciamo che ci sono gli elementi che in qualche modo ce lo certificano. L'ultima pubblicazione della Fondazione Gimbe ci addirittura colora di verde, nel senso che questi parametri e questi numeri ci stanno dicendo che le misure funzionano e stiamo andando verso quella fase. Naturalmente aspetteremo il nuovo DPCM, che, come sapete tutti, ci sarà dal 3 di dicembre, perché questo ha scadenza Ecco, il ma 3. Presidente, gli umbri si devono attendere da qui al 3 dicembre o subito dopo di diventare zona gialla? Sa, ci sono gente che lo sta aspettando con ansia, bar, ristoranti. Ma io credo che se questo andamento verrà confermato, come io mi auguro, ma ci sarà sicuramente di questi numeri, evidentemente dal 3, a meno che non cambino i parametri e non so quali colorazioni e in quale modo, dovremmo assolutamente rientrare in zona gialla. Anche se io voglio invitare veramente tutti gli umbri alla massima cautela, alla responsabilità nei comportamenti, perché questo è stato fondamentale, perché le misure che abbiamo adottato, la riorganizzazione della rete sanitaria, l'implementazione dei posti letto, che è stato significativo, perché non dobbiamo mai dimenticare da dove partivamo, dalle famose 59 più 10 terapie intensive che avevamo, dai 4 posti letto soltanto di semi-intensiva che avevamo, e dai 28 posti letto per malattie infettive da cui siamo partiti. Siamo arrivati a 560, adesso forse faccio qualche errore numerico, ma sicuramente di posti invece proprio per i malati Covid. Allora, questo è un tema sicuramente rilevante, perché bisogna guardare sempre e contemperare tutti gli interessi e tutto ciò che ruota intorno ad ogni singolo problema o sistema. La scuola. Cioè, noi abbiamo fatto una scelta importante, quindi abbiamo sospeso le lezioni in presenza, e questo non significa chiusura, ma applicando la didattica a distanza sia per le scuole superiori, previsto anche dal DPCM, ma anche per le scuole medie. Abbiamo lasciato in presenza dall'infanzia alle scuole elementari. Oggi gradatamente possiamo provare a ripartire, perché comunque c'è anche un'esigenza dei ragazzi, della scuola, dei genitori. Il tema, non ce lo dimentichiamo, è quello di tutto ciò che ruota anche intorno alla scuola, quindi il discorso del trasporto e il discorso degli assembramenti. Sul trasporto voglio ribadire con forza che questa regione ha ottimizzato il tutto, anche facendo uno sforzo importante, riducendo la capienza al 50%, mentre lo Stato ci diceva l'80%. Quindi noi abbiamo cercato di porre in essere quelle misure che consentissero di
rispettare il distanziamento ed evitare le occasioni di contagio. Purtroppo la riflessione che abbiamo dovuto fare, e che questa è sotto gli occhi di tutti e tutti la possono fare insieme a me, è che i ragazzi, i giovani tornano a casa e a volte, cioè anzi la maggior parte delle volte, magari sono positivi, asintomatici, ma nelle nostre famiglie, in Umbria in particolare, ci sono gli anziani, perché in Umbria in particolare, non solo perché la popolazione, la nostra popolazione umbra ha naturalmente un'età molto alta e quindi il numero degli anziani è notevole, ma la maggior parte sta in casa, sta nelle famiglie. Quindi quelle sono le persone che dobbiamo tutelare e salvaguardare. Quindi le iniziative prese, queste misure erano indirizzate proprio in questa direzione. Oggi gradatamente proviamo, insomma, io credo ci siano le condizioni, da lunedì ad allentare. Questo ci ha consentito e ci consentirà anche di mettere in sicurezza anche la nostra economia, che pure con le misure è stata in parte chiusa, con un danno sicuramente importante sul quale al di là dei ristori del nostro governo noi come regione stiamo lavorando, abbiamo lavorato e continueremo a farlo per sostenerla, e questo ci dovrà consentire anche poi di dare la possibilità di riaprire sempre nei limiti e nel rispetto delle regole gradatamente anche a quelle parti dell'economia che oggi sono chiuse. Presidente, come lo fa? Questa è una parte dell'intervista, direi un ottimo contributo a caldo realizzato dal nostro Marco Brunacci, che ci fa capire tante cose. Innanzitutto la direzione intrapresa con l'Umbria, che è pronta a tornare in zona gialla dal 3 dicembre, alla luce di questi dati, se questi dati dovessero essere confermati nel corso di questi giorni, dunque nuove speranze per i titolari di ristoranti e di bar che quindi potrebbero tornare a respirare. Questo poi in attesa del nuovo DPCM del 4 dicembre del governo, che poi andrà a concentrarsi su eventuali ulteriori allentamenti in vista delle festività natalizie.